Buongiorno a tutti. In questa strana edizione dell'edizione 2020 delle Fiere Internazionali della Zootecnia di Cremona. È un'edizione ovviamente non voluta, poi il direttore dell'apertura di questo webinar ci spiegherà un po' di cose e ci darà il saluto e siamo molto contenti, insomma, che ci abbia onorato della sua presenza. Però intanto dico che cos'è questo webinar. Questo è un webinar che ha organizzato Ruminantia, con la commissione Zootecnia di precisione, lo dico in italiano, poi lo diremo in inglese durante il testo, dell'ASPA. L'ASPA è un acronimo in pratica, è l'Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali, quindi è un'associazione importante dell'Animal Science italiano, insomma. E abbiamo scelto appunto questo argomento dei sensori, non vi anticipo nulla e vorrei dare subito la parola al direttore Massimo De Bellis, direttore di Cremona Fiere. Buongiorno, vi ringrazio prima di tutto sia per l'organizzazione del convegno sia per avermi dato l'opportunità di spiegare, sarò velocissimo, la filosofia con la quale stiamo facendo tutto. Era fondamentale, a mio avviso, essere vicino al settore e al servizio del settore in un momento così difficile per tutti. Perché da un lato le produzioni, dall'altro il consumatore, tutti hanno bisogno di sapere che si sta andando avanti con tanta dedizione. Il nostro ruolo era quello di dar voce a chi lo sta facendo, quindi a voi in questo momento, e vi ringrazio ancora, agli allevatori che non si fermano mai quando gli altri erano obbligati a fermarsi, loro erano obbligati ad andare avanti. L'abbiamo fatto anche nel video che abbiamo promosso con la Zootecnia Non Si Ferma, accolto con grandissimo entusiasmo dagli allevatori. E abbiamo ritenuto doveroso, in quanto fiera specializzata, continuare a mantenere questa modalità. Avevamo fatto il piano A, che era la fiera tradizionale, poi il piano B, con la fiera anche in digitale, il piano C. Siamo arrivati a questa versione, non vuole ovviamente assolutamente sostituire la fisicità dell'incontro, la fisicità della fiera, ma portare comunque dei contenuti tecnico-scientifici da un lato e una condivisione generale dall'altro e anche arrivare al consumatore. Perché arrivare al consumatore? Perché è fondamentale che il consumatore sappia, conosca e apprezzi gli sforzi, la passione, la qualità e anche altri aspetti, ad esempio la sostenibilità delle nostre produzioni. La sostenibilità passa sicuramente attraverso la capacità di utilizzare i sistemi, quindi la tecnologia in questo caso è sicuramente uno degli elementi fondamentali, ma anche il fatto di sapere utilizzare appunto la tecnologia. Quindi anche la cosiddetta precision farming è fondamentale e la riteniamo la base di tutto. Anche per questo motivo abbiamo insistito e abbiamo voluto, qualche volta prendendoci anche le nostre responsabilità e nello stesso tempo qualcuno che ci chiedeva se eravamo matti ad andare avanti, però abbiamo voluto andare avanti. Abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare persone come voi che hanno tenuto duro insieme a noi e quindi vi ringrazio ancora, non vi rubo altro tempo perché avete temi importanti da trattare, ma volevo assolutamente approfittare della vostra gentilezza per portarvi il nostro ringraziamento. E di questo Massimo ti ringraziamo e abbiamo apprezzato molto lo sforzo che ha fatto la fiera di essere comunque vicina e di non mollare, perché sai, mollare è facile, no? E continuare è difficile. Poi si sbagliano solo le cose che si fanno, quelle che non si fanno no, per definizione non si sbagliano. La tenacia della Fiera di Cremona a noi ci dà forza di andare avanti. Grazie Massimo. Grazie ancora, arrivederci. Grazie. E quindi niente, iniziamo questo webinar. Oggi volevamo, insomma, in questo spazio che abbiamo a disposizione, ovviamente non con la voglia o la volontà di esaurire completamente l'argomento, però parlare appunto di questi sensori. Parleremo dei sensori, diciamo, più che altro quelli utilizzati per monitorare il singolo animale, più che sensori che magari servono a monitorare delle situazioni ambientali più complesse. Vi presento innanzitutto gli ospiti di questo webinar, ripeto, organizzato da Ruminantia, e l'associazione e la commissione zootecnia di precisione dell'ASPA, cioè l'Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali. Niente, i nostri ospiti, il
in ordine casuale ovviamente. Abbiamo Fabio Abeni, quindi vediamo i dottori e i professori, quindi ci daremo tutti del tu. Abbiamo Fabio Abeni, che è il coordinatore della commissione Precision Livestock Farming, appunto dell'ASPA, e Fabio Abeni è, diciamo, un ricercatore del CREA ZA. Poi abbiamo Maddalena Zuccali dell'Università di Milano, del Dipartimento ISA, e Erminio Trevisi dell'Università Cattolica di Piacenza e il Dipartimento, appunto, DAFNE. E gli esperti hanno degli argomenti, diciamo, perché tratteremo delle specificità, ma per fare poi una serie di un bel dialogo e un'interazione anche con spero, appunto, con chi ci sta ascoltando. Direi subito, Fabio, ma ci dici un po' che cos'è questa commissione, per farci capire il contesto? Sì, grazie dell'opportunità, perché appunto io sono semplicemente il coordinatore di un gruppo di persone che volontariamente hanno deciso di aderire all'iniziativa di formare questa commissione. L'ASPA, hai già detto tu benissimo cos'è, l'ASPA prevede che si possano istituire delle commissioni di studio nel tempo perché si possano affrontare in modo mirato le tematiche emergenti del momento o comunque temi che richiedono appunto l'istituzione di una commissione, nel senso di un gruppo di persone che si dedica particolarmente, al di là degli incarichi di lavoro e tutto il resto, si dedica a preparare materiale, studiarlo per dare dove serve un proprio parere o comunque riordinare nella migliore delle ipotesi lo stato dell'arte della materia e cercare di capire anche che suggerimenti dare alla comunità scientifica di cui facciamo parte, come orientarsi nel procedere sul lavoro in un certo settore e, quando possibile, anche andare all'esterno, ed è questa una situazione importantissima, per far vedere come stiamo ragionando, di cosa ci stiamo occupando e anche qual è il nostro parere sugli sviluppi, appunto in questo caso, di tecnologie importanti che tutti, diciamo, stanno affrontando, in tanti stanno cercando di occuparsi e di parlare di isotermia di precisione, ma diciamo abbiamo ritenuto come ASPA opportuno formare questo nostro gruppo di studio per poter dire la nostra, e penso sia importante, ed è importante questa occasione. Ricordo a chi ci sta seguendo, appunto, che Ruminanzia crede molto a questo, al punto che ha attivato recentemente una rubrica che si chiama ASPA Dissemination, cioè un luogo digitale all'interno del quale, diciamo, i soci dell'ASPA, che in buona parte sono docenti universitari e ricercatori, possono divulgare quelle che possono essere le evidenze scientifiche più interessanti, almeno per la parte pratica. Allora, sensori, torniamo ai sensori. Quindi, chiaramente oggi non parleremo dei sensori, ma di specifiche applicazioni. Quindi, con Erminio Trevisi, parleremo di cosa potrebbero essere di potenziale interesse sull'argomento delicatissimo ma molto attuale del benessere animale, anche se è un argomento vecchio, ma in questo momento abbiamo delle scadenze sostanzialmente, perché il consumatore lo abbiamo alle costole, quindi non possiamo rimandare ulteriormente delle decisioni, dobbiamo generare dei claim da mettere sulle etichette. Uno è d'accordo o non d'accordo, dobbiamo trovare un modo che il consumatore possa avere le idee chiare e quindi scegliere, e vedremo se sarà poi così propenso nella scelta. Poi con Maddalena Zuccali parleremo invece delle applicazioni nella mungitura, quindi esiste anche una mungitura di precisione, e con Fabio Abeni invece vedremo le applicazioni, diciamo, della sensoristica nella alimentazione. Io inizierei con Erminio Trevisi, perché, diciamo, mi sembra un argomento. Erminio, ascolta, ti volevo chiedere questo. Allora, tu sai, perché insomma sei l'Università Cattolica, è padre di uno dei vari metodi di valutazione del benessere animale. Poi, diciamo, che è stato scelto, ma questo non escludendo gli altri, ma integrando quello che è già stato fatto, il metodo CREMBA, ma comunque, diciamo, che sta migrando in un sistema più complesso che è Classy Farm. Poi, al di là adesso dei dettagli tecnici, dell'efficacia o meno delle cose. Io ho una personale convinzione, Erminio, che poi alla fine la stalla è fatta di individui, no? Come anche questo webinar, siamo individui, uno molto diversi l'uno dall'altro, per cui
se un medico o un consumatore guardasse questo webinar direbbe: ma sono in una situazione di benessere? E uno dice: ma ascolta, ma lo dobbiamo chiedere ai singoli partecipanti, come facciamo a dire che è un... Per cui il sensore, per definizione, diciamo, in qualche modo misura questo benessere animale, no? Che poi è un supporto. Come siamo messi? Qual è la tua opinione in questo? Visto che comunque tu hai tu, insomma, Università Tauri avete realizzato un metodo di valutazione globale di un allevamento. Cioè, cosa ci puoi dire su questo? Indubbiamente è un tema molto complesso. Beh, già di per sé la valutazione del benessere è complesso perché è molto articolato. Noi intendiamo dare una, come adesso richiamavi, anche una indicazione di un livello di benessere di un allevamento, ma questo è fatto da giustamente tanti soggetti in tante fasi fisiologiche diverse e con delle peculiarità individuali. Quindi la prima cosa che dovremmo cominciare a pensare, ma non tanto per dire allora è impossibile raggiungere un'indicazione complessiva, ma cominciare ad individuare delle categorie all'interno di un ambiente molto variegato come quello che è una stalla di bovine da latte e cominciare a dare delle valutazioni su questi aggregati avendo come obiettivo quello di poter stimare il benessere di un gruppo omogeneo di soggetti. Perché dico questo? Perché altrimenti noi rischiamo di fare delle valutazioni su alcune caratteristiche molto generali e poi di volerle calare sull'individuale. Quindi ritorno all'esempio che facevi tu. Noi siamo quattro persone adesso che ci vediamo, ma siamo in quattro ambienti completamente diversi. Io potrei aver caldo, tu potresti aver freddo, Maddalena e Fabio stanno bene. Quindi com'è che facciamo valutare questa caratteristica? Ecco, io non sto banalizzando, però sto soltanto cercando di mostrare quello che nella pratica accade quando noi entriamo in un allevamento. Allora, i metodi che sono stati utilizzati ad oggi, diciamo idealmente vorrebbero abbracciare e misurare queste caratteristiche su tutta la popolazione. È come si dice in inglese time consuming, non abbiamo tutto questo tempo per realizzare questa cosa e poi soprattutto quante cose riusciremmo a valutare sul singolo soggetto e in quanto tempo, perché alcuni parametri richiedono non un momento, cioè l'avvicinamento all'animale, ma addirittura un'osservazione che dura delle ore. Quindi ad oggi ci sono dei metodi che valutano alcuni indicatori o generali oppure basati sulle caratteristiche degli animali e che si ritiene siano abbastanza rappresentativi di quello che è avvenuto nella storia pregressa dell'animale. Ovviamente i cosiddetti welfaristi, io non sono un welfarista perché sono più uno zootecnico ovviamente, dicono: vabbè, noi dobbiamo valutare il comportamento e osservare l'animale per giorni, per mesi. Non possiamo fare questa operazione. Il sensore ci dà proprio questa possibilità, quella, non c'è ancora un automatismo, ma quella di poter fare una stima di medio periodo, almeno legata ad una certa fase di vita dell'animale e di poter da questo dedurre una diciamo migliore interpretazione del livello di benessere, quindi meno approssimativa. La macchina ovviamente misura dei dati che siamo al momento in grado di fare e dovrebbe però riferirli con un gold standard, con un livello o con un range di riferimento diciamo di normalità o di ottimo benessere. Ecco, io penso che in questo momento noi abbiamo degli strumenti, stiamo raffinando la nostra conoscenza, stiamo cercando di raffinare anche come raccogliere così tanti dati e poterli sintetizzare e in un domani potremo anche inserirlo in un modello di benessere che dovrebbe essere molto più riconosciuto come obiettivo da tutti perché è fatto dalla sommatoria di dati che sono che provengono dall'intera popolazione. Ecco, io però, e chiudo questa parte, diffido chiunque dal poter dare un giudizio di benessere sulla base
del benessere ottimale di tutti gli individui, perché in una popolazione questa situazione idilliaca difficilmente si può raggiungere, soprattutto in una popolazione molto variegata. Erminio, mi scusate se salterò di palo in frasca in questo, perché Fabio, scusa, ti volevo chiedere questo, no? In quantità, scusa le mie 3B quando dico la parola Fabio, ma insomma, ti volevo chiedere questo, ma secondo te, perché questa è una cosa che è stata un po' discussa in commissione, io diciamo partecipo anch'io, ma veramente da pochissimo tempo, eccetera. Ma veramente ci sarà bisogno di un supporto poi matematico importante per elaborare questi dati? Cioè, immagino una stalla di 500 vacche da latte, è come se fosse una cittadina di 500 persone che vive nella stessa cittadina, però reagisce in maniera completamente diversa. Come faccio io oggettivamente a dire si vive bene in quella cittadina o non si vive bene? Se vivrò male in 3 o in 100 o in 50, qual è il cut-off? Cioè, brevemente, scusa Fabio che siamo andati... Sì, sì. Mi lanci proprio nel cuore del problema, perché tutto quello che ha detto Erminio già pone in evidenza che se vogliamo fare arrivare a dei giudizi o a degli indici sintetici come volete, dobbiamo essere in grado di recepire, come dicevi tu, soggetto per soggetto, giustamente come sottolineava Erminio, gruppo per gruppo, e io aggiungo soggetto per soggetto, entro gruppo, quali sono le cose che dobbiamo osservare, registrare, perché ci dicono qualcosa che può generare una informazione. Noi infatti cosa abbiamo a disposizione con la zootecnia di precisione? Abbiamo a disposizione una marea di dati che quando io nel 1990 ho iniziato a lavorare non immaginavo minimamente di avere a disposizione un giorno, erano battute queste. Il fatto di avere il comportamento dell'animale secondo per secondo, le posizioni in cui è, se sta ruminando, quanto sta ruminando, la produzione di latte ogni mungitura, qual è la sua composizione, la faccio breve perché sennò faccio l'elenco del telefono. Ecco, tutte queste cose, cosa c'è di diverso però rispetto al passato? Che prima erano sotto l'occhio vigile di operatori, di allevatori in gamba, perché se siamo arrivati qui è perché in Italia ci sono stati degli allevatori in gamba. Però a questo punto dobbiamo abbandonare l'occhio esperto, l'occhio attento, abbandonarlo, no? È meglio che ci stia vicino l'occhio esperto, però siamo passati al momento in cui dobbiamo usare numeri, non più impressioni, perché le impressioni in buona fede possono portare degli errori di valutazione, numeri che sono, ecco, giustamente come dicevate, sono una valanga. Per riordinare, per acquisire questi numeri bisogna avere le idee chiare sulle priorità e sugli strumenti da adottare, per sapere poi cosa realmente ci serve, quali sono i dati che ha senso raccogliere. Il dato però è una cosa abbastanza sterile, asciutta. Dobbiamo capire come dal dato passare all'informazione. Già qui l'impegno è già un impegno che sottintende che ci siamo almeno preoccupati di capire come il dato genera un'informazione. Stamattina in un altro convegno facevo l'esempio. Se io registro dei rumori in stalla, con una tecnologia agile, brillante, eccetera, registro dei rumori, devo capire se quei rumori possono essere definiti tosse e se quella tosse è di interesse per quanto riguarda, tanto per non far nomi, la mia vitellaia. Quando genero l'informazione, poi l'informazione la valuto e per sapere come comportarmi, come affrontarla, che decisioni prendere per i passi successivi, come interpretarla, devo affidarmi a dei modelli. I modelli li costruiamo noi, nel senso della comunità scientifica, con l'aiuto di tutti gli operatori, ma cercando di capire come le relazioni causa-effetto, che nel nostro caso possono partire dal foraggio in campo e possono arrivare alla forma di formaggio stagionata, come tutte queste cause effetto si sommano e in questo modo, legando tutti questi aspetti in modo matematico,
capire con l'aiuto della statistica quanto all'interno di quella che dovrebbe essere la mia normalità si scostano i singoli gruppi come prestazione di gruppo, ma soprattutto quanto si scostano i singoli soggetti da quello che dovrebbero fare all'interno del gruppo. E qui chiudo e ritorno alla battuta di Erminio. Per sapere se la temperatura di un animale, o meglio ancora, per sapere se i minuti di ruminazione al giorno di un animale sono una cosa accettabile, sono una cosa buona, sono una cosa eccellente, o devono darmi un segnale d'allarme, devo valutare quell'animale in che gruppo è in questo momento, quindi in che stadio fisiologico è e che razione sta mangiando. Da queste informazioni, a dire la verità anche da molte altre, incluse quelle che derivano anche dalla sensoristica in mungitura per quanto riguarda le informazioni sulla qualità del latte, da queste informazioni posso capire se la ruminazione che ho verificato su quell'animale è quella giusta che deve avere quel soggetto in quella fase, in quel gruppo, o se devo darmi da fare perché sta nascendo un problema. Maddalena, ti volevo chiedere due cose. Innanzitutto grazie per aver partecipato a questo. Grazie a voi dell'invito. E due cose, due argomenti. Uno, poi entreremo nel merito degli esempi appunto della sala di mungitura e della mangiatoia sostanzialmente, no? Ma fatto 100, no? Secondo la tua esperienza e la tua opinione, quanto devono pesare di più i sintomi dell'animale, cioè quindi l'animal based dal non animal based, per arrivare poi a creare un qualcosa che forse non è un numero, ma è un, non so in che modo, possa confluire, perché noi dobbiamo, tutto questo va bene se si creano due condizioni, se riusciamo a migliorare e dimostrare la qualità della vita degli animali, e secondo, se riusciamo, diciamo, a rassicurare il consumatore. Per rassicurare il consumatore dobbiamo finire con un claim dell'etichetta, perché sennò non ci arriviamo. E secondo te, diciamo, la tua esperienza, fatto 100, qual è animal based e non animal based? Il valore sarà tutto animal based o tutto non animal based? Ma nella mia esperienza, diciamo che queste due anime devono convivere, poiché io, diciamo, da ricercatrice diciamo zootecnica, sicuramente sono più portata alla valutazione dei parametri, quindi andrei, parlando di mungitura, che può essere misurato in modo continuo o in modo discontinuo se non è presente in però che ci dà molte informazioni, perché emette il suo latte può appunto essere relazionato alla disposizione che questo animale può avere nello sviluppare un'infiammazione mammaria. Quindi io, diciamo, per come sono, per la mia formazione, sono più portata a basarmi su parametri il più possibile oggettivi. Ovviamente questi parametri vanno contestualizzati, quindi nell'ambiente in cui siamo, nella realtà in cui siamo. Però l'allevatore, dal mio punto di vista, soprattutto in ambito mungitura, ha a disposizione da diversi anni molte informazioni, forse troppe informazioni, che devono essere appunto interpretate, e ci deve essere un supporto, secondo me. Questo è un qualcosa che vedo nel futuro anche degli operatori del settore, dei tecnici, parlo da docente, anche degli studenti che stanno entrando in questo mondo zootecnico. È necessario un supporto tecnico costante, in modo tale che tutte queste informazioni possano davvero essere interessanti. Se parliamo di mungitura, la relazione appunto tra emissione del latte, produzione, sanità della mammella, qualità del latte, ma gli allevatori non possono, come dire, passare il loro tempo a guardare i dati. Quindi è necessario avere degli operatori che sappiano di mondo animale, ma sappiano anche gestire i dati. E questa è una sfida, perlomeno per l'università, molto, molto importante, perché deve creare delle nuove figure che siano zootecnici, ma anche sappiano di statistica e sappiano di gestione del dato. Ecco. Quindi questo sicuramente. Maddalena, visto che sei, diciamo, con il microfono aperto, no? Quindi con, sì,
Quindi in pratica, che sensoristica abbiamo oggi a disposizione? Perché io è la domanda che si aspettano gli allevatori che ci stanno seguendo, no? Qual è la sensoristica oggi disponibile per verificare, diciamo, la mungitura, o meglio la produzione, qualcosa, diciamo, che è nella sala di mungitura, o cosa, dove siamo arrivati e dove secondo te arriveremo anche in tempi ragionevoli? Ma siamo arrivati, come dicevo, potenzialmente molto in avanti, perché la mungitura credo che sia uno dei primi ambiti che è stato coinvolto nella sensoristica, diciamo, ecco. Sono molte adesso le sale di mungitura con sensori che permettono non solo la valutazione della quantità di latte, ma della qualità del latte, e sempre di più stiamo andando verso sensori, o meglio biosensori, che permettano indicazioni relative alla situazione, diciamo, riproduttiva, allo stato riproduttivo degli animali, biosensori legati ancora alla sanità della mammella, ma anche alla presenza o meno di dismetabolie. Quindi siamo molto avanti. Ovviamente i costi sono ben diversi, ecco, ci sono sensori molto economici e sensori molto costosi, quindi ovviamente tendenzialmente più affidabili. Per la mia esperienza è che anche sensori economici, anche strumenti economici possono essere molto interessanti. Ripeto, l'importante è guardare il dato e guardarlo alla luce della situazione di quel singolo animale, perché appunto la potenzialità pazzesca che ci dà la sala di mungitura è che abbiamo informazioni per singolo animale, quindi possiamo sapere se c'è una predisposizione o se c'è possiamo tra virgolette avere un campanello d'allarme. Abbiamo visto da alcune elaborazioni che stiamo facendo, ad esempio anche su robot di mungitura, di cui non ho molta esperienza, ma appunto negli ultimi anni stiamo affrontando anche questo aspetto, è che variazioni nell'emissione del latte in animali cronicamente con cellule alte, quindi non con mastite conclamata, ma anche solo con cellule alte, hanno appunto questi animali hanno disfunzioni nell'emissione del latte molte mungiture precedenti all'evento mastitico. Quindi potenzialmente è uno strumento veramente importante. Il robot ovviamente è a livello tecnologico molto elevato, ma anche in sala di mungitura, come dicevo prima, ci sono parametri che si possono guardare anche con relativa facilità, appunto ovviamente con un supporto tecnico anche esterno. Ecco. Bene Maddalena, grazie. Fabio, volevo chiederti un'altra cosa, poi devo fare una serie di domande a Erminio, anche parecchie insomma. Ti volevo dire questo, Fabio. Trasliamo, adesso siamo usciti dall'impianto di mungitura, entriamo nell'alimentazione. Cioè la precision feeding è un po' come è diventato uno slogan, no? Cioè sì, ma certo, diciamo, chi è che non è d'accordo a fare la precision feeding, no? Perché insomma, trova tutti d'accordo, perché le diete costeranno di meno, impegniamo di meno e gli animali stanno meglio, no? Perché insomma le malattie del benessere le vediamo anche sulla nostra salute, no? Il mangiare troppo, il far troppo e tutta una serie di cose. Ma dove siamo arrivati? Cioè, tu secondo te, Fabio, siamo in grado di dire sì, io faccio la precision feeding, ho le conoscenze e le attrezzature per farlo? Inizierei a risponderti con quella che è la battuta che ho fatto anche pochi giorni fa in un'altra situazione simile. Mi viene da dire subito, preoccupiamoci di cosa dobbiamo mettere in soffitta, di cosa non è precision feeding, perché molte volte, proprio come dicevi tu adesso, sembra la cosa più banale del mondo dire sì, ma certo, ma io sto attento a cosa do da mangiare agli animali. Io ho sempre avuto attenzione nei confronti di quello che do agli animali, della qualità dell'alimento, della quantità. Io ho sempre fatto, no, sicuramente tutti hanno sempre fatto del proprio meglio, però io vado avanti a pensare che un punto di svolta
ormai abbastanza datato, ma un punto di svolta per definire l'inizio di una certa precision feeding è stato il momento in cui si è smesso di andare a occhio e c'è stata l'introduzione del Caroni Feed. Adesso non l'abbiamo messo in soffitta il Caroni Feed, è stato secondo me un importante momento perché si è passati dall'impressione alla pesatura. Non è una battuta, è la base del quantificare le cose per sapere poi perché avanza qualcosa o non avanza qualcosa in mangiatoia. Certamente nel frattempo dai primi Unifeed, gli stessi Unifeed stessi, più altre forme di automazione e di controllo dell'alimentazione sono migliorate di molto, sono avanzate, difatti c'è tutta una gamma di proposte a livello commerciale per l'automazione della distribuzione dell'alimento, inteso, sto parlando della bovina da latte e dell'allevamento della bovina da latte come distribuzioni di miscelate. A questi dispositivi, a queste tecnologie di distribuzione automatizzata, che tra l'altro consentono anche non solo di somministrare in modo mirato diete differenti ai gruppi diversi, ma consentono anche di fare a costi accettabili più somministrazioni nel corso della giornata in funzione delle esigenze dei singoli gruppi e perché no anche del clima che c'è nella stalla in quei giorni. A fianco di queste attrezzature c'è sicuramente protagonista, perché è inutile girarci attorno, la tecnologia tipo quella del NIR, che consente, applicata in vario modo sul singolo alimento in entrata nel carro, a verifica della miscelata posteriori e quant'altro, il sistema di analisi rapido che si basa sulla riflettanza nel vicino infrarosso, il cosiddetto NIR, è sicuramente uno strumento che ormai ha raggiunto dei costi e una versatilità tale che la fa un po' da padrone. Io vado avanti però a pensare che l'alimentazione di precisione parte anche da una corretta informazione per quanto riguarda quello che ho nei campi come foraggio per poterlo raccoglierlo al momento giusto, sia che debba fare un fieno, sia che debba fare un insilato. E a proposito degli insilati, per me va avanti a essere alimentazione di precisione anche la possibilità di controllare in tempo reale, magari con una termocamera, quanto alcuni miei insilati sono a rischio in certi momenti dell'anno di fronte a problemi di deterioramento aerobico. Il NIR stesso, ritorno al NIR, viene usato e può essere usato anche per esaminare non solo l'alimento ma anche le feci degli animali. Certo, questo non fa ancora parte di una grande routine, però l'utilizzo combinato delle informazioni che con il NIR posso raccogliere in diversi momenti della nostra filiera di lavoro, le informazioni sono tante che posso ottenere. E poi, comunque, il precision feeding si basa molto non solo su una sensoristica specifica relativa all'alimento, ma anche alle informazioni che derivano dai sistemi che ho sugli animali e, appunto, come dicevo prima, in sala di mungitura. Se io riesco a gestire in modo organizzato, coordinato, le informazioni che ho per ciascun animale, di quelle che sono le stime delle sue variazioni di peso, del suo body condition score, anche questa tecnologia ormai è disponibile in automatico. Variazione di peso, body condition score, variazione in termini quanti qualitativi della produzione di latte, la presenza nel latte magari di un certo livello di beta idrossibutirato piuttosto che di un certo rapporto grasso-proteina. Riesco, unitamente alle informazioni tradizionali, stadio fisiologico dell'animale e quanto so anche in termini di potenziale genetico dell'animale, riesco a capire innanzitutto come collocare al meglio l'animale come gruppo di alimentazione e quindi già come miscelata base, come avvicinarmi il più possibile ai fabbisogni di quell'animale. E a maggior ragione sapere se, soprattutto nel caso delle fresche piuttosto che di altri momenti critici dell'animale, sapere se devo intervenire, appunto interpretando certi indicatori del latte, se devo intervenire individualmente sull'animale con un'integrazione o una supplementazione ad hoc, quelle ben note. Grazie Fabio. Ma Erminio, ma secondo te le vacche stanno meglio oggi o meglio prima? Bella domanda, è come chiedere se stiamo meglio noi o stavano meglio i nostri nonni.
Io dico che ognuno nel proprio ambiente, nel proprio contesto, deve trovare un equilibrio. Il benessere in fin dei conti è questo, trovare un equilibrio con l'ambiente, che significa con le attrezzature, con il personale, con il clima che c'è in quel determinato periodo. I nostri animali, gli animali di oggi, sono profondamente diversi da quelli dei nostri nonni. Sarebbe interessante ogni tanto fare anche un po' di storia, no? Nel mondo cremonese, negli anni 20, il limite, la sfida, era quella di arrivare a 25 quintali di latte prodotti per lattazione. Un secolo dopo, la sfida, ormai abbiamo sfondato i 100 quintali, no? Ma la sfida è quella di avere dei titoli che sono molto superiori a quelli di una volta. Tutti siamo convinti che il mondo di una volta era molto meglio di quello di oggi, ma in realtà oggi è una cosa completamente diversa. I nostri animali hanno delle esigenze molto superiori a quelle degli animali di una volta, hanno delle capacità individuali molto superiori. Il problema è che noi li sfidiamo a raggiungere degli obiettivi che sono sempre più arditi. Insomma, il confronto qui è quello con gli atleti, no? E spesso lo si fa, sia in termini di produzione, ma anche in termini, ad esempio, di smaltimento di calore, no? Quando noi parliamo dello stress da caldo, ma lo stress da caldo è un conto di un animale che produce 25 quintali per lattazione e un altro che ne produce 100 o più. Quindi, secondo me, i nostri animali oggi non stanno male nel complesso. E mi piacerebbe proprio discuterlo anche con tutti coloro che invece considerano gli allevatori come delle sorte di schiavisti che sfruttano gli animali. Abbiamo fatto e continuiamo a fare degli investimenti molto importanti per farli stare meglio. È chiaro che gli ambienti di vita richiedono un continuo adeguamento proprio per garantire questo benessere in condizioni che cambiano anche a causa, qualcuno dice che è solo colpa dell'uomo, comunque diciamo cambia il clima. Le stalle di oggi che cosa hanno a che fare con le stalle di 100 anni fa? Nulla. Noi oggi le abbiamo aperte, abbiamo abbattuto i muri, abbiamo abbattuto il mito che il freddo può far male, invece siamo convinti che il caldo fa molto male ai nostri animali. Abbiamo la fortuna di avere dei sensori che ci consentono anche di rendere oggettive queste misurazioni. Quindi secondo me stanno meglio. È chiaro che abbiamo delle fasi molto delicate, più delicate di quelle di una volta, perché abbiamo animali che hanno caratteristiche completamente diverse. So che tu sei un esperto, quindi ti chiedo la sintesi, perché avresti da fare, dovremmo fare un webinar, diciamo, settimanale su questo che ti sto per chiedere, no? Perché tanto ce lo chiedono i consumatori, sai, che io... Con la fiera di Cremona, no, Giampaolo, non so se sei ancora con noi, e sicuramente ancora noi il direttore, insomma, io mi sognerei una fiera che si apre al pubblico, no, visto come si aprono le porte e che viene la gente, no, perché nel bellissimo video che ha realizzato Cremona Fiere c'è questa parodia della bovina che va in piazza a Cremona, in centro a Cremona, che secondo me è altamente simbolica, no? Cioè, la vacca va verso il consumatore. L'ho fatto in ritardo, però una domanda, perché questa ce la chiedono e la voglio chiedere a te, perché solo tu puoi rispondere a questa cosa. Ma se stassero male, farebbero tutto questo latte le vacche? Beh, questo, come sai, è uno dei motivi proprio di discussione più frequenti, e che addirittura ha portato anche nel mondo scientifico, che ha combinato le diverse competenze, no? A grandi discussioni. Noi sappiamo che anche che ha contribuito a dare definizioni più complesse del benessere animale, ci sono stati dei filosofi che avevano poco a che fare con l'agricoltura, ma sul concetto della sofferenza dell'animale. Ci sono appunto anche delle teorie di pensiero che pensano che il benessere sia quasi inverso al livello di produzione degli animali. Sarebbe però come pensare che i grandi atleti stanno sempre peggio man mano che raggiungono il proprio limite.
Quindi un velocista, man mano che arriva al suo limite, vuol dire che ha un benessere scarso. Non mi sembra, a me sembra che i grandi velocisti, man mano che si avvicinano al record o lo superano, stanno ancora meglio. Ovviamente se hanno un contesto nel quale è possibile raggiungere questo obiettivo e che viene soddisfatto non soltanto dal punto di vista, diciamo, fisiologico stretto, no? I nutrienti, ma anche l'ambiente di vita lo incoraggia, lo supporta e quando ha un infortunio lo aiuta a superarlo. Ecco, noi dobbiamo pensare che alcune delle dismetabolie, perché spesso noi ragioniamo di dismetabolie che accadono nel corso della vita degli animali, possono essere degli infortuni sui quali noi cerchiamo di sforzarci per capire sempre meglio come evitare che accadano. Purtroppo esiste una variabilità individuale anche notevole, per cui noi sappiamo benissimo che con la stessa dieta, quindi massimo di precision feeding, animali che hanno livelli produttivi analoghi rispondono in un modo diverso. Qualcuno va incontro alla chetosi e qualcuno non va incontro. E quindi noi stiamo cercando di capire quali sono i fattori, stiamo cercando di prevedere, recupero anche un qualcosa che ha detto prima Maddalena, noi ricercatori siamo, diciamo, abbiamo concentrato molto delle nostre attenzioni sull'utilizzo di questi sensori per prevenire le patologie e quindi individuare dei segnali premonitori delle dismetabolie. Chiaro, non possiamo prevenire il contatto con un patogeno, però sto parlando di chetosi, quanto diceva Fabio, richiamava molto le dismetabolie digestive, no? Quindi pensiamo all'acidosi, ma pensiamo anche alle inappetenze che possono essere causate da cattiva gestione di alcune fasi dell'alimentazione. I sensori ci aiutano in questo e è convenienza di tutti, ovviamente anche del consumatore, che la filiera nel suo complesso utilizzi bene le nuove tecnologie per arrivare a questo, a questa meta, sapendo che non è una meta che una volta raggiunta verrà mantenuta per sempre. Qualcuno ha l'impressione che il benessere sia un qualche cosa che si raggiunge e uno dice: oh guarda, ho un buon livello di benessere alla mia stalla, quindi adesso posso andare a letto tranquillo. E no, non è così. Sarà che anch'io ho i nervi sempre un po' più, diciamo, scoperti da quando ho la responsabilità della struttura dell'azienda, dell'università, ma abbiamo un allevamento che, come tutti gli allevamenti, tutti i giorni ha qualche cosa che deve essere meglio registrato. Ci sono appunti sensori che ci danno degli allarmi precoci. Ecco, l'allevatore fa questo e secondo me il consumatore, beh, l'allevatore è bravo ovviamente, quello, ma io penso che la stragrande maggioranza cerchi di fare al meglio il proprio mestiere, come cercano di fare tutti, immagino. Per cui l'allevatore cerca di fare questo e il consumatore, come è tranquillo che quando il suo computer funziona è perché il tecnico ha fatto il suo lavoro, ecco, dovrebbe avere la stessa fiducia nei confronti di chi ha questa attività. Quindi è chiaro che con i sensori noi andremo verso un precision welfare anche, perché tutti i sensori ci danno un qualche cosa che è riconducibile allo stato generale dell'animale. Però non possiamo nemmeno pensare che le nostre tecnologie ci consentiranno di abbattere tutte le patologie, tutte le dismetabolie, perché purtroppo per questo non siamo attrezzati. Chiudo dicendo che secondo me, se riusciremo ad utilizzare bene questi sensori, dovremo anche fare delle scelte. Noi nella nuova stalla, un'altra battuta che voglio fare, abbiamo una stanza che è di computer, ma un allevatore non può avere una stanza di computer. L'allevatore deve avere dei sistemi che si parlano tra di loro e possibilmente che siano i più integrati possibili, no? Quindi anche questa è un'altra sfida. La stalla di domani dovrà avere un computer con tanti sensori che vanno nello stesso computer e si parlano tra di loro. Quindi dicevo, noi lavorando in questa direzione sicuramente riusciremo anche a migliorare alcune performance che oggi forse non sono ancora così ottimali, ma non per cattiva volontà degli allevatori, che sono ottimizzare la fertilità, ottimizzare alcune malattie come le mastiti che faceva prima, a cui faceva prima riferimento Maddalena, perché questo ovviamente è una causa di riforma precoce ma non voluta dall'allevatore, e quindi anche la longevità degli animali sicuramente migliorerà.
Ti ringrazio perché mi hai servito, diciamo, la parte terminale. Volevo chiedere a Maddalena, perché l'ha accennato nel suo intervento, ma quella stessa domanda la vorrei fare a tutti, anche ad Erminio e anche a Fabio, questa cosa. Quindi abbiamo detto, sensori sempre più raffinati, sempre più sofisticati, quasi inimmaginabile quello che potrà essere anche un futuro. Volevamo avere anche i costruttori in questa webinar, ma in un'ora sarebbe stato troppo compresso, però ne faremo un altro con i costruttori anche, perché secondo me è un momento, ne avevamo parlato anche con Fabio, ma abbiamo scelto poi così, perché sennò poi si parla di troppo e non ci si capisce nulla. Io però una domanda che volevo fare, voi siete docenti anche universitari oltre che ricercatori, no? E quindi generate la progenie di chi poi si troverà ad affiancare l'allevatore a vedere questa montagna di informazioni e poi, che poi alla fine se tutto si traduce in un finale, e beh allora quindi cosa facciamo? Cioè bisogna prendere delle decisioni anche rapide, no? Io ho visto grandi super manager leggere i bilanci di un'azienda e ne ho visto uno che era forse uno dei manager più importanti d'Italia, con il bilancio in mano ha preso una penna, ha fatto tre cerchietti sotto a tre numeri e poi ha fatto una fattura stratosferica di questa consulenza, no? Allora, ma perché? Perché lo poteva permettere, perché era un valore. Io la domanda che volevo fare a Maddalena, Erminio e anche a Fabio, no? Ma i giovani che stanno uscendo, lasciamo stare noi, io in particolare, diciamo che siamo sbiaditi nei capelli e nell'età, ma le nuove generazioni di veterinari, di zootecnici che stanno uscendo, saranno in grado di utilizzare i sensori, cioè aiutare gli allevatori a farlo, cioè nei vostri piani didattici, formativi, secondo voi questo percorso è forte, è da spingere ancora, siamo in alto mare? Maddalena, cosa ne pensi di questo? Sì, allora, come dicevo prima, è sicuramente un obiettivo anche da raggiungere in tempi rapidi, perché la tecnologia va avanti rapidissimamente e quindi è necessario dare delle risposte agli allevatori, supportarli. Noi ad Agraria sicuramente stiamo cercando di spingere in questa direzione, abbiamo fatto una serie di modifiche al piano di studi in modo tale da inserire non solo gli aspetti tecnici di allevamento approfonditi ovviamente, ma anche affiancarli a aspetti legati alla gestione del dato, alla elaborazione. Purtroppo ancora devo dire c'è un po' di diciamo dualismo, cioè chi è molto sui numeri, chi invece è molto sugli aspetti più tradizionali, invece queste due cose devono essere unite. E aggiungo per una piccolissima cosa per concludere, dobbiamo anche tenere sempre in considerazione un altro aspetto che al consumatore sempre di più interesserà ed è l'impatto ambientale. Quindi anche in questo senso i sensori ci vengono in aiuto. Quindi io credo, e lo stiamo cercando di studiare e valutare in un progetto appena partito, i sensori ci aiuteranno ad avere una zootecnia più sostenibile. Questo è importante comunicarlo anche ai consumatori. La zootecnia tecnologica, la zootecnia moderna è sostenibile, deve essere sostenibile, dobbiamo lavorare in questo senso. Quindi approfitto anche appunto di questa piattaforma per chiedere agli allevatori di partecipare a un questionario che stiamo lanciando in questo momento, a giorni, in questo progetto che si chiama Clever Milk, latte intelligente, in cui vogliamo mappare la nostra tecnologia, quanti nostri allevatori sono tecnologici e quanto anche gli investimenti che hanno fatto sono stati, come dire, intelligenti, cioè hanno portato beneficio economico e poi appunto anche ambientale. Quindi io credo che gli operatori, i nostri studenti che stanno entrando nel mondo del lavoro, devono sempre di più essere in grado di valutare questi diversi aspetti. Fabio, ormai siamo quasi in finale, ahimè. Come la vedi tu? Secondo te ci saranno professionisti all'altezza di seguire questa innovazione tecnologica e aiutare gli allevatori? Speriamo che tutto ciò non sia sostituito dall'intelligenza artificiale, ma insomma... Vendremo però la pelle, Maddalena, quindi... Cercheremo di resistere. Tu come la vedi, Fabio? No, che tutto questo sia sostituito dall'intelligenza artificiale mi viene da dire, francamente, no, perché l'intelligenza artificiale
anche se può sembrare un giro di parole, comunque è l'uomo con le sue decisioni a decidere come incanalare. Anche l'intelligenza artificiale, come tante innovazioni, è uno strumento. Chi è che lo applica, a quale fine, con quali vincoli, lo determina l'operatore. Ecco, sicuramente mi fa piacere quanto ha detto Maddalena, che alle università, il sistema universitario cerchi di porre sempre più attenzione anche nelle facoltà, nei dipartimenti che apparentemente sembrano meno vincolati alle conoscenze matematico-statistiche. Ecco, in realtà con questa innovazione è necessario che tutto ciò che è matematica, soprattutto statistica applicata, passi alle nuove generazioni. Io non posso parlare a nome di una singola università, posso però dire che la nostra associazione scientifica si è sempre preoccupata. La nostra associazione scientifica ha una commissione di studio che non fa altro che occuparsi appunto di tenere tutto il nostro mondo scientifico zootecnico aggiornato sulle tecniche statistiche per affrontare i vari tipi di problemi, di innovazioni che si pongono. E sono certo, e so per certo, che si starà già ragionando per supportare le singole università, i singoli docenti ad affrontare le nuove sfide dovute anche alla necessità adesso di interfacciarsi con i big data e con tutte queste problematiche di una statistica innovativa estremamente applicata, e in modo tale che queste conoscenze vengano trasferite anche ai laureandi delle generazioni che si stanno formando. Erminio, invece, dalla Cattolica come escono i vostri studenti? In grado? Indubbiamente questo è uno dei temi che da anni stiamo cercando di introdurre. Abbiamo fatto diverse modifiche dei corsi proprio per tener conto di questo, e abbiamo in progetto, anzi è già avviata la procedura anche per un nuovo corso di laurea in cui ci sarà un corso addirittura sui big data, anche perché i big data, cioè l'elaborazione di tanti dati, non riguarda soltanto la gestione delle informazioni che ci sono nelle stalle, ma anche nelle nostre materie di fisiologia, di genetica. Ormai il numero di dati a disposizione sta crescendo in modo esponenziale, quindi per poter dare un'interpretazione di un processo complesso c'è sempre più bisogno di inserire degli aspetti che fanno vedere come il progresso delle scienze già adesso, ma sempre più in futuro, richiederà un'integrazione di competenze diverse. È chiaro quindi che io vedo due livelli. Uno, che è quello di formare dei tecnici che siano in grado di leggere i dati fisiologici, da non trascurare la lettura anche degli animali. Cioè i nostri tecnici devono continuare a conoscere gli animali, ma devono saper gestire l'aumento di informazioni che derivano da questi sistemi e ovviamente supportare l'allevatore nelle scelte. Sicuramente i nuovi software aiuteranno a dirimere diciamo degli errori più semplici che possono essere fatti, ma la scelta finale dovrà essere umana sempre, e quindi i nostri nuovi tecnici devono avere queste competenze aggiunte, io direi, non è qualcosa di diverso. Oltre alla normale diciamo conoscenze, devono aggiungere queste competenze sull'uso dei sensori, non conoscere come è fatto un sensore, ma come gestire i dati che escono dai sensori, come giudicarli. L'altro aspetto invece è quello più prettamente scientifico, che dice comunque dovremo anche a livello di ricerca fare i conti con questo aumento di dati a disposizione, per poter ripulire un po' gli errori e poter dare delle interpretazioni più corrette anche dei processi fisiologici, che è premessa indispensabile per andare a raffinare poi le misurazioni dei sensori. Quindi è una bella sfida. Io per il futuro non sono preoccupato del fatto che l'automazione ridurrà i posti di lavoro, sono preoccupato se le nostre competenze, ovviamente come umanità, saranno all'altezza per poter sfruttare quello che già adesso abbiamo per le mani. Pensiamo anche solo una cosa: siamo andati sulla Luna negli anni 60, poi non sapevamo cosa farcene, abbiamo perso le tecnologie per andare sulla Luna, adesso probabilmente le stiamo riacquisendo, ma forse perché abbiamo capito come potremmo sfruttare una serie di cose. Quindi noi abbiamo tante potenzialità,
ai giovani anche chiesto questo: pensate come applicare questo meglio di quanto siamo riusciti a fare noi. Quindi ormai siamo in conclusione, perché abbiamo 2 minuti esatti, quindi cederemo poi la linea agli altri webinar, non ruberemo spazio a nessuno. Quindi mi sentirei di concludere così. Quindi la sensoristica sostanzialmente migliorerà la qualità della vita di tutti, cioè degli allevatori, che si chiama redditività, e una vita meno affannata, meno difficile, quindi darà anche una maggiore dignità, ma creerà probabilmente nuove anche occupazioni, perché io sono veterinario, quindi anche la veterinaria vedo che chi non saprà cogliere l'opportunità dei sensori probabilmente non potrà, insomma, eccetera. Mi sta scrivendo Giampaolo Pasquali che sta chiedendo di entrare il centro Tori di Chiacchierini. Certamente, è in chat Giampaolo, non ti sento. C'è una domanda? Sì, se volete sì, siamo in chiusura, il tempo lo gestite voi però. Ok, non vedo nulla di tutto ciò, comunque eccetera. Come anche credo, penso che l'abbiamo condiviso, insomma, la questione del benessere non è finita qui, perché ormai probabilmente gli allevamenti di bovini da latte, gli altri settori non lo conoscono, sono stati valutati con il metodo Gremba, poi adesso tutto evolverà nel classifarm, però non è questa una fine, non è che dice, ti sei laureato, hai preso un bel voto e finisce lì, insomma il bello comincia quando è finito l'università, no? Sì, meno questo ce lo ricordiamo, per cui probabilmente quello che dovremo certificare è il divenire del benessere, dare un punteggio a chi lo migliorerà, verso quale livello non lo so, perché io personalmente ho una convinzione che dell'etologia della vacca da latte probabilmente la comunità scientifica se ne dovrebbe occupare di più, non dell'etologia del bos primigenius, dell'etologia della frisona che abbiamo negli allevamenti, che sono, se no facciamo il confronto fra il passero e il canarino, insomma sono uccelli ma insomma hanno un modo di percepire il benessere completamente differente, per cui noi siamo in chiusura, quindi se volete ridiamo la linea a Cremona Fiera.